Polo, in libertà su cauzione, ritorna alla Sensinas tra il malumore degli studenti. Il giudice, per stabilirne la colpevolezza dell'omicidio di Marina, fissa in tribunale un confronto diretto tra lui e la sua accusatrice Carla. Samuel e sua madre sono contattati da Nano, che si sta rifacendo una vita all'estero, ma non può rientrare in Spagna fino a quando Polo non sarà formalmente incriminato. Omar nota un rigonfiamento all'inguine di Ander, invitando il fidanzato a farsi controllare. Rebecca dichiara a Nadia di aver superato la cotta per Samuel, ma in realtà non è così, e per provare a dimenticarlo cerca di far sesso con Valerio, che però è vittima della disfunzione erettile causata dalle svariate sostanze che assume. Confidandosi con Rebecca, Valerio rivela che da quando è stato cacciato di casa vive in macchina. Nadia vede un ragazzo nero dal fare sospetto a girarsi furtivamente in negozio e lo invita ad aprire lo zaino, scoprendo che in realtà non ha rubato nulla. Il padre di Carla, minacciando di mandare in rovina la madre, convince Carla a ritrattare le sue accuse su Polo all'udienza in tribunale, cosa che causerà lo sdegno di Guzman. Ander si sottopone al controllo medico e dice a Omar che non è nulla di preoccupante. Amareggiato dalla ritrattazione di Carla, Samuel accetta la proposta della madre di lasciare la Sensinas e raggiungere Nano all'estero. Saputo che Valerio sta vivendo in macchina, Lu approfitta dell'assenza del padre per invitarlo a stare a casa sua. Il genitore tuttavia rientra prima del previsto e, furioso per il comportamento di Lu, le taglia i viveri e annuncia che una volta diventata maggiorenne dovrà andarsene di casa. Nadia scopre che il ragazzo visto nel suo negozio è Malik, figlio dell'uomo più ricco del Senegal e nuovo studente di La Sensinas. Avendole dato la dimostrazione che è caduta nei classici pregiudizi degli occidentali, Malik la invita a bere un caffè. Alla Sensinas si svolge la settimana dell'Orientation Day, in cui i selezionatori delle più importanti università del mondo valutano le candidature per le borse di studio, ma per vari motivi nessuno dei colloqui va a buon fine. Guzman perde la testa nel vedere Polo con la cartellina dell'Università di Oxford, la stessa in cui avrebbe voluto andare Marina, e gli tira un pugno. La preside dice agli studenti che Polo è stato dichiarato innocente dal tribunale e che da ora in poi chiunque gli farà del male verrà punito con l'espulsione. Poi annuncia la disponibilità di una borsa di studio per la Columbia University. Samuel ha scoperto che a finanziare questa iniziativa è la famiglia di Polo, un escamotage per provare a ripulire l'immagine del ragazzo, e invita i compagni a non presentare domanda. Questo genera un'inattesa discussione con Guzman, il quale invece desidera sotterrare l'ascia di guerra con Polo e lo invita a casa sua per riconciliarsi. Ander scopre di avere la leucemia e che dovrà immediatamente sottoporsi a un ciclo di chemioterapia. Questo lo costringe a dire la verità a sua madre, convinta che il figlio supererà questa battaglia, e a Omar, trattato con freddezza dal fidanzato che lo invita a lasciarlo perché in fondo la loro non era una storia importante. Nadia si candida alla borsa di studio per la Columbia e si indispettisce quando scopre che a concorrere c'è anche Lu, la quale con il suo tenore familiare potrebbe permettersi qualsiasi università e quindi dovrebbe lasciare quest'occasione a chi è meno abbiente. Guzman continua a professare il suo amore per Nadia, la quale invece sta cominciando a conoscere meglio Malik. Alla Sensinas è tornato Yeray, uno studente che si è sottoposto a una cura per dimagrire. Rimasto da solo in casa dopo la partenza di sua madre, Samuel è alla ricerca di un coinquilino con cui dividere le spese. Rebecca lo mette in contatto con Valerio, che vive ancora in macchina. L'invito a casa era in realtà un tranello ordito da Guzman per tenere Polo sotto sequestro e fargli confessare l'omicidio di Marina. Polo rifiuta di dire dove ha nascosto il trofeo, però, messo alle strette, dichiara che l'omicidio è stato un incidente. Fuori di sé dall'ira, Guzman tenta di strangolare Polo e solo l'intervento di Samuel, chiamato ad assistere all'interrogatorio, evita conseguenze irreparabili. Omar si presenta alla prima chemio di Ander, riconciliandosi con il fidanzato in un momento così importante. Disposta a tutto pur di avere la borsa di studio, Nadia minaccia Lu di divulgare la notizia della sua liaison con il fratellastro Valerio. Lu racconta a Nadia che si è candidata perché è rimasta senza soldi, quindi ha assolutamente bisogno di quel posto.
Scusandosi con lei, Nadia accetta di avere una competizione leale. Yerai avvicina Carla, ringraziandola perché fu l'unica a difenderlo dalla valanga di insulti ricevuti sui social per la sua obesità. Carla accetta di uscire con Yerai, ma con i secondi fini di ingelosire Samuel e salvare gli affari della sua famiglia, sfruttando le azioni in borsa possedute dal ragazzo attraverso la sua startup. Alla disperata ricerca di droga, Valerio accetta di conoscere la madre di Rebecca, che abitualmente organizza feste di lavoro. Umiliato dalla madre di Rebecca per il suo elemosinare droga, Valerio si rende conto che deve cambiare vita. Rebecca e Samuel si avvicinano, benché il ragazzo non appaia veramente preso da lei. Alla Sensinas iniziano a circolare messaggi divulgati da un profilo Twitter intestato a Polo, in cui dichiara di essere l'assassino di Marina. Samuel è convocato in centrale perché la polizia sta cercando di convincere il procuratore a ritirare le accuse contro Nano, consentendogli di mettere fine alla sua fuga. Disponibili a mettere una buona parola, i poliziotti vorrebbero che Samuel li aiutasse a incastrare la madre di Rebecca e i suoi traffici. I genitori di Nadia sono arrabbiati per aver trovato tra le sue cose il dépliant della borsa di studio alla Columbia, poiché preferirebbero che la figlia restasse a lavorare in negozio. Malik coglie l'occasione per presentarsi come il nuovo amico del cuore di Nadia, raccomandando loro di non privarla di questa grande opportunità, e precisa che anche lui andrà a studiare a New York. Samuel riunisce i ragazzi per discutere la situazione di Polo. Ander rivela che quest'ultimo ha tentato il suicidio, indispettendo Guzman che non lo vede abbastanza dalla sua parte. Sentendosi in colpa per questo fatto, Ander non vuole più sottoporsi alla chemio. Yerai invita Carla e i suoi genitori alla festa per il lancio in borsa della sua startup. Carla accetta di partecipare controvoglia, poiché ritiene Yerai uno sbruffone arricchito, mentre suo padre è entusiasta all'idea di mettersi in affari con un giovane ambizioso. Polo smette di andare a scuola e si rinchiude in camera, accettando di vedere solamente Cayetana, l'unica persona che gli è stata vicina da quando è finito in stato di fermo. I responsabili dell'account Twitter sono Guzman e Samuel. Polo si presenta alla festa di Yerai accompagnato da Cayetana. Tutti li guardano di traverso, tranne Valerio, che apprezza il loro essere anime diverse. Malik ha convinto i genitori di Nadia a concederle il permesso di partecipare alla festa, dove i due ragazzi si baciano. Omar rivela a Guzman che Ander è malato, portando i due amici a quel chiarimento di cui entrambi avevano bisogno. Guzman sprona Ander a riprendere la chemio. Andato via dalla festa in anticipo, Samuel diffonde l'ennesimo tweet contro Polo. Quest'ultimo esprime alle sue madri il desiderio di andarsene lontano. Tuttavia la sua fama lo precede e nessuna scuola lo vuole tra i suoi studenti. Samuel posiziona una cimice della polizia sotto il tavolo della cucina di Rebecca. Cayetana cancella il profilo falso di Polo, rivelando di essere parte della congiura contro di lui. Polo lascia cadere all'ingresso della scuola un biglietto, probabilmente di Cayetana, con scritto «Sei il contrario di un assassino, mi hai salvato la vita». La polizia arresta la madre di Rebecca e mette sotto sequestro la casa. I ragazzi si prodigano per aiutarla a tirare avanti, mentre da dietro le sbarre la madre la sprona a combattere. Rebecca chiede ospitalità a Samuel, pentito di averle causato tutti questi problemi. Lu non si sente dell'umore di organizzare l'annuale festa di San Valentino, così le viene l'idea di tenere un party al contrario, in cui i maschi dovranno vestirsi da donna e viceversa. Saputo che Polo e Cayetana parteciperanno accompagnando Valerio, Guzman avverte Lu che non andrà alla sua festa se saranno presenti anche loro. Malik invita Nadia e i suoi genitori a un ristorante esclusivo, desiderando che anche Omar si unisca a loro. Da quando il padre si sta sottoponendo alla riabilitazione, Nadia è notevolmente impegnata in negozio, con il risultato di peggiorare il proprio rendimento scolastico e mettere a rischio la Columbia. Guzman si presenta in negozio, accettando la sfida lanciatagli dal padre di Nadia di sostituirla per dare modo di recuperare con la scuola. La preside invita Rebecca a firmare il modulo di ritiro, evitando conseguenze peggiori per lei e per il buon nome della scuola. La ragazza dà in escandescenze, accusando l'istituto di doppio pesismo per non aver adottato lo stesso metodo nei confronti di Polo, la cui famiglia è più benestante della sua.
Samuel e gli altri ragazzi prendono le difese di Rebecca, dichiarandosi pronti a seguirla se dovrà lasciare la Sensinas. Samuel la aiuta a entrare in casa senza rompere i sigilli della polizia, recuperando la droga nascosta dentro il sacco da box. Valerio si offre di aiutarle a smerciarla, dividendo a metà i profitti. Carla è nervosa perché trova suo padre troppo accondiscendente verso Yerai, il quale vuole partecipare alla festa di Lou infrangendo il dress code. Omar si presenta alla cena familiare con Malik, riscontrando come il padre faccia ancora fatica ad accettare la sua omosessualità. Stuzzicato dalla madre che lo vede a disagio, Omar rivela la malattia di Ander e litiga con il padre, deluso perché sta trascurando gli studi per assistere quello che il genitore si ostina a non riconoscere come il suo fidanzato. Cacciato da Lou, Valerio raggiunge Polo e Cayetana, che alla fine hanno deciso di trascorrere la serata per conto loro. Ritrovatisi dopo cena alla festa di Lou, Malik rivela a Omar di essere gay e inizia a baciarlo. Ander si presenta alla festa, scusandosi con Omar per il suo comportamento, non accorgendosi di quanto accaduto tra lui e Malik grazie all'intervento di Lou. Guzman rivela a Nadia di amarla, ma la ragazza dice che sente Malik a lei più affine. Samuel bacia Rebecca dopo che la ragazza ha detto di amarlo al punto di sacrificare ogni cosa per lui. La preside ha convinto il comitato direttivo di La Sensinas a far restare Rebecca, avvertendola però che è indietro con i pagamenti delle rate. Valerio propone di spacciare la droga a scuola, un mercato da cui possono guadagnare parecchi soldi. Polo vuole che Lou sia gentile con Cayetana, minacciandola in caso contrario di farle perdere la borsa di studio alla Columbia, patrocinata dalle sue madri. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.